Signor Manelli. Spero che vi sarete trovati d'accordo. Non direi. No. I vostri ingegneri hanno bocciato in pieno il mio progetto. Ah! Signori, il poco fiato che mi resta mi serve per tossire. Non vorrei ripetere le cose. Vi avevo detto di rivedere meglio il progetto del capitano Sivera. È già stato fatto. E cosa ne pensate? Tu naturalmente non ne pensi niente. D'accordo. E voi, ingegnere Violetti? Mi sia concesso anzitutto di esprimere il mio personale compiacimento nel trovarmi a fianco dell'eroico capitano Sivera, le cui gesta... Sì, il capitano ha già avuto varie decorazioni per questo. Del suo progetto cosa ne pensate? Oh, ecco, io veramente penso... Sì, io penso. Ho capito, continuate a pensare. Volete dire qualche cosa voi, ingegnere? Due parole? Ne basta una. Ineffettuabile. Si basa su presupposti... inammissibili. Ingegnere, c'è un piccolo particolare. Il mio motore è già costruito. Ma non funziona. E perché non funziona? Ma perché è necessaria qualche messa a punto, che sarà fatta in pochi giorni. Illusione. Il vostro motore non andrà mai. Eh? Cosa? Un momento. Nel primo grafico, voi avete trascurato la formula E per M su 2 in M-1. Siete un asino, ingegnere Sánchez. Beh. A parte che la formula è E per M su 2 in N più 1, voi nel progetto del capitano Sivera non ci avete capito un corto. Non mi seccate anche voi. Datemi quei piani. Sono degli anni che mi state rovinando la fabbrica, ma ora basta. Questo progetto è geniale. Geniale. E il motore funzionerà, ve lo dice il vecchio Manelli. Ingegnere Sánchez, quanto prima vi affiderò la manutenzione delle mie carrozzelle. Sicuro, carrozzelle per paralitici. Perché ai miei aeroplani li costruirà il capitano Sivera. Il capitano Sivera prenderà la direzione delle mie officine, sì signori. Ed ora attenzione. Da questo momento il capitano e i suoi compagni tratteranno con me personalmente. Potranno disporre dei miei fondi, dei miei uffici, della mia officina e se qualcuno tenterà di opporsi, guai a lui. Bravo! So che avete delle difficoltà per le forniture dei metalli. Ordinate pure a questi ingegneri. Vi aspetto domani alle 16 in punto. Arrivederci. Grazie, signor Manelli. Bravo, bravo Paolo. Bravo Paolo. Signor direttore. Oh. Hai visto? No. Siamo finalmente. Ora ragazzi bisogna darci dentro, lavorare giorno e notte. Se non fosse per quella maledetta biella... Il motore deve funzionare. Domani. Stanotte deve essere risolto tutto. Bisogna decidersi. Beh, per le forniture mettetevi d'accordo voi. Sì, pensiamo noi. Addio ragazzi, vi aspetta a casa. Ah sì, e diventi il padrone delle più belle officine della Spagna. Milioni a disposizione, ci piante così, addio ragazzi. Oh, ma... Lascialo andare. Vai Paolo, ti raggiungiamo subito. Sì. Sì, sì. Di x su di y, 1/4 π, meno i. Meno i. Vi sentite male? Chiamo qualcuno, un tassì? No, vi prego. Accompagnateci a casa, qui di fronte. Se vi occorre qualcosa, un medico. No, non è niente. Venite. Volete attendere un momento? Prego. Entrate. Va molto meglio. Un po' di stanchezza e l'emozione. Mia madre vi prega di scusarla e vi ringrazia. Vi dobbiamo la vita, signore. Sivera. Scusate. Paolo Sivera. È stata una strana avventura davvero. Pareva che volessero investirvi di proposito. Credete? Ma voi avete una prontezza eccezionale. Ma fa parte del mio mestiere. Faccio l'aviatore. Vi invidio. Volare è un po' liberarsi dallo spazio e dal tempo. Quando vorrete, il mio apparecchio è pronto a liberarvi. Davvero? Scherzavo. Mi interessa questo disco? Molto. È un motivo che conoscevo da ragazzo, che non mi è più riuscito di ricordare. A 20 anni. 20 anni. Almeno. Non lo sapevate? Molte cose muoiono e rinascono. Ombre sul viale, portate dal vento. Un dolce richiamo che porta nel cuore i sogni del passato. E poi? Lasciatela incompiuta, che si confonda col tempo passato. Anche questo è incompiuto. È un vostro ritratto? Il volto non è finito. Che strano abito. Di molti anni fa. Una strana idea, vero? Ho voluto io che non fosse finito. Ognuno può finirlo come crede. Con un po' di luce. Compiuto? Compiuto. E non è difficile farne un capolavoro? Grazie. Volete? Anna! Scusate. Mezzanotte meno un quarto. Scusate, mi sono trattenuto molto. Vorrei rivedervi, signor Sivera. Sinceramente. Ma non so se sarà possibile. Davvero? Signor Sivera, vorrei chiedervi qualcosa. Qualcosa di molto importante per me. Dite. Vorrei che non parlaste a nessuno del nostro incontro di stasera. Nemmeno un accenno. A nessuno. State certa? Ho la vostra parola. Senz'altro. Ma io non potrò sapere più niente di voi. Anna Mendes. Vi prego, non chiedetemi altro. Può darsi che un giorno... Ma ora vedete... Qui tutto è rimasto incompiuto. Meno queste. E il vostro ritratto? Meraviglioso. Vengono da molto lontano. Qui tutto rimane incompiuto. Forse un giorno. Sì. Vengo. Giù stanno litigando. Vai presto. No, no e no, ma tira fuori degli argomenti, non delle martellate, l'eccentrico qui. L'eccentrico qui ci sta benissimo, anche un fiocchetto rosa ci starebbe bene, per quello che serve. Ah sì? Vediamo un po'. Ehi! Il latte si fredda. Le punterie le ho registrate io e non si toccano. Oh, è stupidaggine. Andiamo ragazzi, un corno. Non ricominciamo. Aspettiamo Paolo. A quest'ora avrà risolto tutto sicuramente. Ma Paolo che fa? Ha detto che scende. Uff, ma insomma, vi decidete sì o no. Non ho mica tempo da perdere con quel coso lì io. Madama ha qualche modifica da proporre? Sicuro, che avete messo troppa roba. È come quella macchina per il bucato che ci mandarono. Sì, va bene, va bene. La macchina per il bucato. Ehi, tovaglioli puliti. Piuttosto guardate qui voi, la vostra invenzione. Cosa? Niente, non scalda. Ma come non scalda da qua? Quella è per Paolo. E questa è per Paolo. Va bene. Non vede che Paolo lei? Sicuro. Antonio, e se maggiorassimo quella biella? No. Sarebbe un imperdonabile errore, tenente. La biella maggiorata supererebbe il carico massimo per millimetro e porterebbe alla rottura dell'albero. Perbacco, che eleganza. Beh. Ah, è fatto. Adesso va benissimo. Ah, accidenti. Ma va, lo vedi che cade anche troppo. Come tenuta di lavoro non c'è male. Oggi non lavoro. Come? Ma Paolo, non siamo ancora riusciti a mettere a posto quella biella. Ah. Sciocchezze, ragazzi. Tutto fatto. Stanotte le idee zampillavano, tutto risolto. Giovanni, prepara le bottiglie per il varo. Sì, per le bottiglie sta presto, ma... fuori, ragazzi! C'è un po' di sole. Diego, di che preparino subito la macchina. Ma dove vai? In città. Passerò prima dalla fonderia. Entro oggi devono fondere una nuova biella. Stasera la monteremo, state tranquilli. E poi ho l'appuntamento col vecchio Manè, no? Ragazzi, formazione serrata. Prendergli la testa. Seguiamolo. Ah, niente da fare. Missione segreta. Ah, sì? Va bene. Andiamo. Andiamo dove? Cosa vuoi che ci stiamo a fare noi qui, se te le tieni per te le tue scoperte? Oh, e poi c'è da comprare quella serie di bulloni. È un ferro da stiro. Ma se funziona benissimo. Bella roba con 5 ingegneri. E va bene. Mi depositerete in territorio neutro. Ma non ti sembra un po' presto per una visita? Già. Queste 3 ore serviranno a farvi perdere le mie tracce. Dove andate? Qui. Dove? Qui al primo appartamento. Vi sbagliate, signore? Ok. No, grazie, signore. Ma vi ripeto uno sbaglio. Il primo appartamento è vuoto. Ah. E voi siete gratacati. Grazie. È inutile, signore. Il campanello non funziona. L'appartamento è disabitato. L'ho disabitato da quando? Sono stato qui ieri sera. È impossibile. No, ma insomma... Domandatelo. Buon uomo. Ieri sera ho accompagnato qui 2 signore. 2 signore? Ieri sera? Voi avete accompagnato qui 2 signore? Sì, perché? È una cosa tanto strana. Qui abitavano 2 signore, ma sono morti da molti anni e da allora l'appartamento non è stato più affittato. Aprite quella porta. Ho l'ordine di non aprire l'appartamento senza il permesso dei proprietari. Aprite quella porta. Signore, voi volete farmi perdere il posto. Ma su, avanti. Aprite. Non c'è luce. Han tolto la corrente da molti anni. Là c'è una finestra. No. Potrebbero vederla al di fuori. Vado a prendere un lume. Gli chiudo la porta. potrebbero vedere. Capirete, senza il permesso. Signore, che cosa avete? Aspettate. Quelle signore che abitavano qui, chi erano? Signore, la signora Mendes con la figlia. Anna! Anna Mendes. Alta. Bionda. 25 anni. Non lo so, sono passati tanti anni. Sì, poteva avere 25 anni quando è morta. Come è morta? In un incidente automobilistico. Cosa? Sì, fu investito con la madre nel viale qua sotto, mentre tornavano a casa. E morirono subito. No, erano qui ieri sera. Sono stato con loro ieri sera. Ieri sera, capite? E ho bevuto in questo bicchiere. E ho lasciato il mio portasigarette qua sopra. Non sono pazzo. Erano qui come voi ora. Capite? Le signore Mendes sono sepolte nel cimitero di Nord-Est. Non potete sincerarvi. Signore, io dovrei... Dì, guarda, guarda dove fabbricano le bielle. Ma cos'hai, Paolo? Presto, Antonio, al commissariato, presto. Beh, ma insomma, si può sapere che diavolo è successo, Paolo? Sì, va bene, ma apritemi lo sportello, no? Se no come fa? Oh, i ragazzi, ma che siete impazziti? Il vostro portasigarette, scomparso. Ma sulla tavola c'era ancora il bicchiere in cui ho bevuto. Ecco, e se io dico che ho passato una serata alla birreria, nessuno ci crede. Silenzio voi. Ma come, non sapete chi è il capitano Sivera? Già. Ah. Vi giuro, capitano, che se un altro mi avesse raccontato questa storia... Enrique Melida Mendes, ecco qui. Oh. Bianca Mendes, 56 anni, vedova, benestante, e la figlia Anna. Sì, Anna. Ah. La madre la chiamava Anna. Anna Mendes, 24 anni, nubile, morta entrambe in seguito a un investimento automobilistico la sera del 6 novembre 1919. Il referto medico, decesso immediato, frattura della base cranica, vasto ematoma... direzione di polizia. Ah, scusate un momento. È la società proprietaria dello stabile. Ah, pronto, dite pure. Ho fatto personalmente le ricerche. La signora Mendes ha abitato l'appartamento di proprietà della nostra società dal 1912 al 1919. No, l'appartamento non è stato più affittato. Lo escludo in maniera assoluta. Certo. L'appartamento è a vostra disposizione. Buongiorno. Niente. L'appartamento non è stato più affittato dal 1919. E non si potrebbe domandargli se hanno mai notato, se hanno saputo di qualche fenomeno. Ma no! Ma sì, Paolo, siamo d'accordo, erano vive, ma insomma sapere se in questo appartamento è mai successo qualcosa di strano. Non credo che sia il caso. È una questione di un genere un po' delicato. Per ora direi di condurre le indagini con molta riservatezza. Giusto. Paolo, sì, sarebbe opportuno che per il momento nessuno sapesse quanto è accaduto. Ho paura che sia un po' tardi. A un tratto l'indefinibile e misterioso rumore si tacque. La porta si spalancò e un'improvvisa apparizione si presentò al capitano. Ma sì, sicuro, dopo 20 anni lo spettro era ottimamente conservato, neanche una ruga. L'eccezionale avvenimento, che non mancherà di interessare i cultori di scienze occulte. Questo è un pacco di stupidaggini. Idioti. Piantiamola. Non è igienico far troppo gli spiritosi col capitano Sivera. Se il capitano crede di smentire... Il capitano non smentisce niente. E allora dateci dei particolari esatti. Diteci la vostra interpretazione. Come giustificate che... Non c'è niente da giustificare. In confidenza, il capitano soffre di allucinazioni, di alterazioni nervose. Sì, di una gravissima. E ha contagiato anche noi. Ah, dite. Si tratta di una specie di contrazione dei muscoli della gamba destra, per cui a un dato momento il piede si solleva con violenza contro il sedere degli scocciatori. È buonissima. Mi auguro di non provare. Signori, noi abbiamo da lavorare. Buonasera. La fabbrica dei fantasmi. Con voi ce ne verrebbe un ottimo. E ringraziate Dio che non comincia subito. Fuori dai piedi, tutti! Di corsa, fuori di qua! Oh, scusa. Brutto affare, Giovanni, se continua questa giostra io... Che hai? Do un'occhiata dietro i banchi. Senti, sbrigatela te. Speriamo di stare tranquilli almeno per questa notte. Vado a vedere su quello che hanno deciso. E 11. Pazzoidi, imbroglioni, più i tuoi avversari, più i giornalisti, questo è il guaio. E la polizia fingerà di far qualcosa strizzando un occhio alla platea. Bisognerà sbrigarcela da noi e avere i nervi a posto. Guai a perdere la calma. All'inferno! Sono tutti morti. Dunque, è assolutamente escluso che nell'appartamento ci sia un'altra stanza simile a quella in cui fosti ricevuto. Questa è la pianta esatta dell'appartamento. Questo è il corridoio che dà sulle scale. La sala. Un secondo corridoio. Qui e qui, 2 camere da letto. Una scaletta che porta ad un sottosuolo che doveva servire da ripostiglio. Nel sottosuolo una piccola porta che dà sulla campagna. La casa più vicina è a circa 50 metri di distanza. E qui... Impiccatevi! Oh. Ho detto di impiccatevi! Oh, signor Manelli, scusate. Niente, montature dei giornali. Chiariremo tutto domani. Ma no, Sivera sarà da voi domattina, immancabilmente. Buonasera. Marco, non voglio che tu prenda questo tono di scusa. Ma era Manelli. Me ne frego. Paolo. È tutto il nostro lavoro. E vabbè. Andrò da lui domattina. E sbroglieremo anche questa matassa, sta tranquillo. Il bandolo salterà fuori inaspettato da qualche elemento imprevedibile. Bisognerà tenere gli occhi aperti. Non lasciarsi sfuggire niente, non il più piccolo indizio. Domani rovisteremo l'appartamento in ogni angolo. Interrogheremo gli inquilini dello stabile. Ecco qui, al secondo piano. Ma che fai? Paolo, quelle erano streghe. Streghe, ragazzo mio. Lascia fare a me. 3 gocce d'olio. Poi ti segno gli occhi. Te li segno io gli occhi. Ma no. Ehi! Un momento solo, fateci vedere il capitano Sivera. Aspettate che esca. Ma caro signore, noi viviamo in mezzo agli spiriti, come lei vede. Vuol provare il nostro riserva 1896? Grazie, lasciate stare lo spirito. Non avete mai sentito nessun rumore nell'appartamento qui sotto? Mai. Non avete mai notato qualche sconosciuto o qualche donna entrare e uscire dall'appartamento, specialmente di notte? La nostra agenzia chiude alle 7. E durante il giorno non... Veramente a me... Sì, bravo, vai, ecco. vai. Ma... È il nostro assaggiatore. Assaggia tutte le partite di liquore in arrivo, a una certa ora... Non... Ma voi cercate di ricordarvi. Ah, già. Ah, eccoci sotto. Dite. Il capitano Sivera è qui sotto, vero? Sì. Andiamo. Un momento, dite a me. Noi stiamo per lanciare un nuovo tipo di cognac. Il 3 scosse. L'avete provato? No, non l'ho provato. Magnifico. Ah, sì, lo credo, ma non l'ho provato. Non bevo. Ma il capitano Sivera beve. Sentite, io ho letto nei giornali che quella signora misteriosa gli offrì un cognac. Ebbene? Ebbene, io ve ne offro 3 casse se mi fate avere un autografo del capitano. 2 paroline per una travatina pubblicitaria. Anche i fantasmi bevono il 3 scosse. Eh? Sentite, lasciamo andare, tanto più che il capitano Sivera è molto nervoso. Ah, sì? E può darsi che le 3 scosse le faccia provare a voi. Beh, in ogni modo... no, ma non si sa mai. Già, non si sa mai. Se vi fate rivedere ancora, io vi butto giù dalle scale. Blasco. Beh, niente. Cioè sì, omaggio della ditta. E al 3° piano? 4 ragazzi più 2 gemelli. E una madre che non finiva più. Un rinoceronte. Appena sentito parlare di morti... I ragazzi si sono messi a strillare da una parte e la madre dall'altra. Dice che non hanno mai dormito stanotte con questa storia degli spiriti. Pianti, strilli. Accidenti, ma devono aver pianto molto, sei tutto bagnato qui. Magari, ma ha messo in braccio 2 gemelli. Ho dovuto fare l'orso, il cavallo e regalargli 5 pesetas per uno. Qui a che punto sta? Sempre allo stesso punto. C'è ancora la polizia. 0. Paolo, cosa dici? Da stamani non gli si cava una parola. E così? Nulla. Marco dov'è? È su all'ultimo piano. Può darsi che... Cosa hai trovato? Niente. Vecchie lettere. Proprio una casa straordinaria questa. In 40 anni che levo ragnatele non ho mai visto niente di simile. Queste non le han fatte i ragni. No, le ha fatte mio zio. Capitano, abbiamo esaminato ogni angolo. Il corridoio, le 2 camere dal letto, la scaletta, il sottosuolo, nessuna traccia. Mobili, pareti, impiantiti, nessuna impronta rilevabile. In un armadio abbiamo trovato questa roba. Giovanni. Beh? Al 4° piano c'è un vecchietto sordo spaccato. Dopo mezz'ora che strillavo mi ha chiesto se era venuto ad accomodare il bagno. Per il momento mi sembra che ci sia poco da fare. A quest'ora Antonio avrà già visto Manen. Non si può tirarla più in lungo. Bisogna che Paolo veda Manen oggi, in tutti i modi. Aspetta. Paolo. Antonio è già un pezzo che ci aspetta. Manelli. Bisognerebbe sentire quello che hanno deciso. Beh, qui puoi lasciare un momento. Andate voi, vi raggiungerò. Non vuoi far colazione? Più tardi. Anzi, se non mi vedete tra un paio d'ore, non aspettatevi. Torniamo qua noi? No. Forse non sarò più qui. Paolo. Lasciami stare. Queste non le han fatte i ragni. E Manè, che cosa ha detto? Un disastro. Credevo che gli pigliasse un accidente. Urlava che l'abbiamo preso in giro. Che non sa che cosa farsene di un cacciatore di fantasmi. E tu? Io gli ho chiesto se le stesse stupidaggini non poteva dirle sottovoce, strillava come un aquila. Ho cercato di spiegargli, promesse, impegni, tutto inutile. Non darà un centesimo. Il guaio è che ovunque troveremo la stessa musica. Ho provato la solita banca. Sorrisetti ironici, mezze parole, molte scuse. Ma domani gli operai bisognerà pagarli. Hanno 2 settimane di arretrati. Proverò io. Qualcosa rimedierò sicuramente, almeno per gli operai. Bisogna sbrigarsi. Vado subito. Permettete? Prego. Soltanto ora siamo a conoscenza dello spiacevole incidente, in conseguenza del quale la vostra attività, sì, dico attività che del resto è... Scusate, abbiamo diversi impegni nella giornata. Volete dirci voi cosa desiderate? Bene. So cosa è successo tra voi e il vecchio Manel, ma il figlio e noi non la pensiamo così. Siamo pronti a venire ad un accordo. Oh, guarda. Ma con voi soltanto, a patto che ne venga assolutamente escluso il capitano Sivera. Capirete che il nome della nostra società non può essere mischiato con certe buffonate. Cosa avete detto? Aspetta, Blasco. E che cosa ci proporreste? Una collaborazione tra di noi. O, se preferite... Io credo che potrei riuscire a farvi assumere dalla nostra società. Grazie dell'onore. Se accettate possiamo concludere anche subito. Alla nostra direzione c'è fuori la nostra mano. E se vi offrissimo noi un mezzo? Se vi prendetti per la cravatta e vi sbattetti fuori? Cosa? Temo che il mio amico abbia ragione. E non sarebbe dignitoso per voi un simile mezzo. Voi, ingegnere Sánchez, volete liquidare il capitano Sivera. Ci si fa passare per pazzo, così ci assicuriamo quel posticino che potrebbe soffiarvi da un momento all'altro. Momento. Liquidato il capitano, si rileva in blocco la situazione, compresi questi 4 stupidi. Ovvio. Stupidi sì, ma non abbastanza per non potervi suggerire una di quelle ideuzze di cui siete assolutamente privo. Intanto vi suggerisco di andarvene. Ma insomma, uscite. Oh. Vediamo un po'. Non si potrebbe metterci d'accordo. Fede di mano. Oh. Ma perché Paolo si è cacciato in questa storia? Con tutte le donne che ci sono in giro ti va a pescare proprio quella. Paolo non è un pazzo. Tutti noi ne siamo convinti. Ha incontrato quella donna purtroppo, questo è certo. E non mollerà finché non l'avrà ritrovata. Bisogna aiutarla. Marco, tu vai. E tu, Blasco, va a casa. Di qualcosa ai meccanici. E tu che fai? Ho una mia idea. Lasciate che non me ne parli per ora. Poi cercherò di vedere Paolo. Giovanni, tu aspettalo qui. Se capitasse, cerca di farlo riposare un poco. Ne avrà molto bisogno. Io gli farò lasciare qualcosa da mangiare. Arrivederci. Arrivederci. C'erano io. Ma c'erano Marco. Paolo. Ti abbiamo aspettato tutta la notte. Sei stanco, va a riposarti. Che avete fatto? C'è tempo, ci penserai dopo. Potrò vedere il mio lavoro. Dopo, vieni, c'è ancora del tè caldo. Non ho bisogno di nulla. Ma non capisci che è pazzesco quello che stai facendo? Ah, ci siamo. Anche voi. Come tutta la città. Quel pazzo del capitano Sivera. Un mentecatto che va in giro di notte, dietro ai fantasmi. È questo che pensate. E ne parlate sottovoce come si parla ai malati. E vi sbigliate fra di voi. Paolo, finiscila. Non devi parlare così a noi. A voi. Che avete fatto voi? Vi rinchiudete qua dentro e arrangiate. E cercate di fare a meno di me, di questo pazzo. Pazzo, sì! Ma sono ancora il padrone qua dentro! E fate tutto se vuoi, Paolo! Lascialo fare. Che distrugga tutto. Meglio così. Un giorno ti tirammo fuori dai rottami di un aeroplano. Sanguinavi ancora e ci descrivesti un nuovo apparecchio. Mentre parlavi noi lo vedemmo il tuo motore e ci credemmo. Credemmo in te contro tutti. È stato un bel sogno. Se deve finire, meglio che finisca così. Qualunque cosa, guarda. Piuttosto che vederti girare intorno ad un pezzo di ferro inutile senza sapere che fare. Basta! Guardalo il tuo motore! Il mio motore andrà. Oggi! Paolo! È questo che volevo! Scusami, Antonio. Giovanni, i piani e i nuovi disegni. Sì. No, niente. Niente, ho tutto chiaro. Smontiamo i raccordi. Blasco, lenta qui. Tu qui, Marco. Il primo blocco sul banco. Ancora! Su, su, alza! $3.200! $3.600! $3.800! Basta! Ah, mi sembra roba per una serata come questa. Oh. Raga, ci siamo mangiati tanto fegato in questi mesi che per digerirlo bisogna cominciare a bere stasera. Beh, intanto cominciamo a bere. Paolo, vieni con me. Dove? Non ti preoccupare, ci penso io. No, andate voi. C'è qualcos'altro, ora? Andiamo, su, Paolo. Senti, Paolo. Da un anno io sto accumulando energie per festeggiare questo momento. Se stasera tu non vieni a far baldoria con noi, io ti... Risparmialo, viene con noi. E fateci resta. Deve marciare almeno 48 ore. Ma questo va avanti un anno da sé. Senti qui, neanche una vibrazione. Resto io, Paolo. Via, via. E cammina tu, su. Beh, allora restiamo tutti. Resto io e basta. Avanti che ha il coraggio di allungare le mani. Ius prime noctis. Verremo a darti il cazzo. Andiamo. Un abbassamento ogni 2 ore. Va bene, Paolo? Va bene, va bene. Oh, dunque ragazzi, tra un paio d'ore io comincerò a fare un po' di corrida coi passanti e va bene. Tra 3 ore tirerò delle rivoltellate alle lampadine e lasciamo andare. Ma quando dirò alle ragazze che io sono il direttore delle dogane e che devo... E allora sarà bene che non mi crediate e che mi riportiate a casa. Intesi? andiamo. Il motore si è fermato. L'avrà fermato Blasco. Blasco! 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 È svenuto da poco. Prendi le fasce nell'armadio. Qui. C'è una scheggia anche qui. Dai, presto con queste fasce, via! Tienimi. Ma com'è possibile? Capo d'aviazione? Mandateci subito un'ambulanza. C'è un ferito all'officina del capitano Sivera. Sì, a 200 metri sulla strada. Paolo, non c'è tempo da perdere. Vai via di qui. Non farti trovare. Spero che Blasco non sia grave. Ad ogni modo, stai tranquillo, ci pensiamo noi. Tu vai. E dove? Perché dovrei nascondermi? Io sono sicuro di quello che ho fatto. Anch'io, Paolo. Ho seguito ogni tuo gesto, ogni tuo ordine. Ma il motore è scoppiato. Per la gente tu sei il responsabile. Si scaglieranno contro di te e diranno che sono un pazzo. No, sono sicuro. Potrei dire come è stato montato e provato pezzo per pezzo. Ecco, questo devi fare. Ma con calma, a mente fredda. Prima che risolviscano con le inchieste, con le perizie. Lascia passare il fermento di questi primi giorni. Facci sapere dove sei, alla clinica Santa Teresa. Su, preparati qualcosa. Datti una lavata. Sanheim, presto. Sta riprendendo. Formidabile. Ha una pelle di coccodrillo quel ragazzo. Quando riprenderà conoscenza? Tra un'ora al massimo, ma non fatevi vedere. Non deve affaticarsi. Soprattutto deve stare molto tranquillo. Io l'ho vissuta quella notte. L'ho vissuta come ora vi ho detto. Ne ero sicuro. Fino a poche ore fa. Quando sono rientrato e ho trovato il motore in pezzi. E il mio compagno. Allora... non so più. Ma ditemi voi se io sono... Mi rendo perfettamente conto delle circostanze, ma io non posso dare un giudizio scientificamente convincente dopo un esame così sommario. E che cosa vi occorre? Un certo periodo di osservazione. Ed io potrei avere delle allucinazioni, compiere degli atti irresponsabili e nello stesso tempo creare qualche cosa. Qualche cosa che io potrei difendere con dei calcoli matematici. Ma il vostro motore è scoppiato. Può darsi che quei calcoli che voi credete esatti... No. Il mio motore è scoppiato per una causa imprevedibile. È questo che mi tormenta. Che mi possa essere sfuggito qualche cosa. Ma i miei calcoli erano esatti. Esatto come tutto quello che vi ho raccontato di quella sera. Quella donna io l'ho vista. Le ho preso le mani. Aveva una piccola cicatrice. Qui. Era alta, bionda. Potrei disegnare il suo volto, i suoi occhi. Potrei descrivervi l'abito che portava, l'anello che aveva. Quando è avvenuto esattamente il vostro incontro con quella ragazza? Venerdì notte, poco prima delle 11. Voi l'avete incontrata insieme alla madre sul viale della periferia, eh? Avete accompagnato le due donne in quella casa che dà sulla campagna a 2 chilometri circa dal fiume? Sì. Dopodiché avete informato la polizia, eccetera, eccetera. Venite, capitano. Scusate, ma io devo considerarvi come un qualsiasi paziente che si sottoponga al mio giudizio. Faremo qualche indagine nel nostro laboratorio. Venite. Permettete. Anna! Anna Mendes. È inutile, capitano. Ma è lei la ragazza di quella sera? L'ho sospettato dal vostro racconto. Non risponde a nessuna domanda. Evidentemente ha avuto un grave shock nervoso. Provate ancora. Provate a interrogarla. Inutile. La metteremmo in uno stato di agitazione senza cavarne una parola sensata. Da quando è qui? Da 3 giorni. 3 giorni. Sabato. La sera del venerdì sono stato con lei. Chi l'ha condotta qui? Un medico, chiamato da dei contadini. È stata trovata all'alba sulla riva del fiume, quasi assiderata, con gli abiti completamente strappati dagli sterpi. Fatemi telefonare. Certo. Cercate del commissario Planas, direzione di polizia. E volete continuare a difenderlo, a scusarlo? Il capitano Sivera è un pazzo pericoloso e deve essere messo nell'impossibilità di nuocere. Ognuno di noi è responsabile quanto lui. Tutto è stato fatto nel più completo accordo. Ah sì? E perché non è qui allora? Ma unicamente per raccogliere tutti i dati riguardanti la costruzione del motore. E vedrete che non ci sarà la più piccola obiezione da fargli. Di questo giudicheranno i competenti. Era fatta subito una perizia sui resti del motore e quando conosceremo le cause dello scoppio... Credo che abbiate una eccessiva fiducia nei vostri periti. Una versione esatta dell'incidente non potrà darcela che Barrera. Dottore, quando credete che si potrà interrogarlo? Non prima di 2 o 3 giorni. Ma basterebbe qualche parola per darci una traccia. Escludo che per ora possa rispondere a qualsiasi domanda. L'assorbimento di prodotti tossici dai focolai dei gravi traumatismi porta... Paolo! Ma è Blasco! Paolo! Paolo! Antonio! Marco! Andiamo, lasciatemi alzare! Sto benissimo, idioti! No. Paolo! Dov'è Paolo? Blasco, ma che c'è? Su, calmati. Blasco. Un esplosivo. C'era un esplosivo nel motore. Che? Ma chi può essere stato? Uno dei meccanici dell'ultimo turno. Mandate degli agenti. Che nessuno tocchi i resti del motore. L'officina è già piantonata. Sì. Mentre calcolavo il rendimento nella stanza accanto. Poi sono rientrato. Ho mandato via i meccanici. Gli ultimi 4. È stato uno di loro. Chi erano? Amat, Rius, Alvarado... Il capitano Sivera al telefono. Chiede di qualcuno di voi. È urgente. Paolo! Vai tranquillo, ci pensiamo noi. Subito. Vado io. No, lasciatemi, non ho fatto niente. Non sono stato io. Votkin l'ha uccisa. Mamma! Portatemi via di qui, a casa, a casa, a casa. Il giorno di Natale ero a casa. Papà tornerà oggi. Papà tornerà. È stato sempre con noi il giorno di Natale. Arriverà. Votkin. L'hanno ucciso. Voi sapete che l'hanno ucciso. Era partito per comprare dei giacimenti di wolframio nei pressi di Villanuova del Monte, un piccolo villaggio. Io dovevo raggiungerlo per concludere insieme l'accordo. Quando giunsi era già morto. Mi dissero che era caduto da un sentiero di montagna mentre tornava da visitare le miniere. L'hanno ucciso perché non acquistasse le miniere. Egli sapeva di correre pericolo. Io e mia figlia partiremo per la Spagna. Denunceremo l'accaduto e sapremo chi ha ucciso mio marito. Io vi aiuterò con ogni mezzo. Ma penso che la cosa debba essere condotta con la massima segretezza. Se veramente la morte di vostro marito si deve a un delitto, il vostro arrivo potrebbe mettere in allarme i colpevoli e dar loro il tempo di far perdere ogni traccia. Bisogna che siate al sicuro da ogni pericolo finché i colpevoli non saranno scoperti. Nessuno deve sapere del vostro arrivo prima che le autorità abbiano iniziato le indagini. Sono riuscito a procurarmi un appartamento in una casa fuori dalla città. Starete nascoste fino al momento in cui tutti i colpevoli saranno arrestati. È un appartamento disabitato da molti anni, in una casa isolata. Il portiere è persona di mia fiducia. Vi farà entrare senza che nessuno se ne accorga. Per qualsiasi evenienza prenderete dei nomi spagnoli. Bianca e Anna Mendes. Stasera stessa potrete fare la vostra denuncia. Tra un'ora io sarò in fondo al viale ad attendervi, dove abbiamo lasciato la macchina. Cercate che nessuno vi veda uscendo. In ogni caso ricordatevi. Bianca e Anna Mendes. Accompagnate le signore. Andammo all'appuntamento. Sul viale una macchina stava per investirci. Voi ci salvaste. Avevano atteso che usciste per uccidervi con quella macchina. Sì. Mia madre si sentì male. E voi ci accompagnaste a casa. Dove mi diceste che non avrei dovuto più rivedervi. Non avrei voluto. Quando usciste stavo per richiamarvi. Rimasi sola. Non sapevo che fare. Ad un tratto sentii del rumore nella camera di mia madre. Podkin! 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 Che hai fatto? La ragazza è fuggita! Giù! Raggiungila presto! Che è stato? La ragazza è fuggita. È andato anzi. Vieni. No, non voglio. Lasciatemi andare. Lasciatemi andare via. Ma caro mia, ci vorresti mollare? Muoviti e cerca di sbrigarti. Con la rivoltella in pugno mi costrinse ad aiutarlo. Dopo poco giunse Hans. Disse che aveva inseguito la ragazza fino al fiume e l'aveva vista cadere nell'acqua. Mi costrinsero a lavorare per diverse ore. All'alba tutto era a posto. Hans aveva portato via il cadavere della vecchia signora e parte della roba. Intanto i mobili erano stati ricoperti, i tappeti arrotolati, cambiate le tendine alle finestre, rovinata la tappezzeria, un po' di polvere, qualche ragnatela, e con questo l'appartamento fu ridotto in uno stato di completo abbandono. Andate pure. Trasformato così l'appartamento, Votkin, l'agente nazista che è stato arrestato ieri alla frontiera, credette di essere a posto. La ragazza, come sapete, fu trovata svenuta sulla riva del fiume e quindi ricoverata al manicomio con un grave shock nervoso che le impedì di parlare. Tutto andava a meraviglia, ma saltò fuori il capitano Sivera, che però venne ritenuto da tutti un pazzo, un visionario. Questa versione andava molto bene per il signor Votkin e compagni, i quali cercarono di confermarla con dei mezzi piuttosto energici. Con la complicità di uno dei meccanici del capitano fecero saltare il motore in costruzione. A parte il desiderio di sbarazzarsi del capitano Sivera, questo rientrava nei piani di sabotaggio. Sembra che il progetto del capitano Sivera possa avere delle applicazioni magnifiche per la nostra aeronautica. M'è già stato segnalato. Il capitano Sivera merita un riconoscimento ufficiale. Voi in particolare gli dovete molto. È lui che indirettamente vi ha dato il modo di compiere un'azione così brillante. A quel che vedo, l'organizzazione era perfetta. È stato trovato tutto molto ben nascosto nella sede della società proprietaria dell'appartamento misterioso. Tutta la società faceva parte di un'associazione nazista e Votkin era l'agente principale. Manifestini, opuscoli di propaganda, ricco assortimento di esplosivi. E quello? E la macchina per i ragnateli? Cosa? Sì, è uno strumento usato negli stabilimenti cinematografici per fabbricare dei ragnatelli di gomma filata. Naturalmente noi ci accorgemmo subito che i ragnatelli del famoso appartamento erano finti. Anzi, fu questa una delle tracce che ci condusse alla scoperta del complotto. Io lo dissi subito. Commissario, queste non le han fatte i ragni. E se non le han fatte i ragni, vuol dire che qui dentro... Forse un giorno.